Terza Pagina Magazine. Ed eccoci qua, buonasera di nuovo a tutti quanti gli ascoltatori di Terza Pagina Magazine. Siamo qui a Via Margutta con Saliola, che è il presidente di questa associazione Vitelloni legata a Alberto Sordi, in un'occasione particolare, perché oggi questa mostra dei 100 pittori ha fatto questa inaugurazione dedicando proprio questa mostra a Alberto Sordi, e io direi la parola proprio al presidente di questa associazione per dirci le emozioni di questo premio e l'importanza anche di questa associazione, che sta lavorando moltissimo in quest'ultimo anno anche grazie alla mostra che c'è di Alberto Sordi qui a Roma. Buonasera a tutti, siamo qui invitati, abbiamo salutato questa bellissima e storica associazione di 100 pittori di Via Margutta, ci hanno invitato, il presidente ci ha invitato e non potevamo non venire qui. In qualche maniera siamo venuti con Alberto Sordi, ecco, noi siamo collezionisti di locandine, fotobuste, manifesti, insomma abbiamo un patrimonio ricco e anche noi siamo storici, perché dal 1993, da quando abbiamo conosciuto Sordi, abbiamo poi fondato questa associazione, si chiama appunto i Vitelloni Club Alberto Sordi. Lasciamo perdere un pochino quello che riguarda la nostra cosa, siamo contentissimi di stare qui perché Via Margutta, insomma qui è stato girato una parte di un'americana a Roma, qui abitava un grande maestro come Fellini che ci ha regalato lo Sceicco Bianco e i Vitelloni, insomma ci sentiamo artisti anche noi in questo momento, insomma, ecco. Beh, certo, questa è una via molto particolare poi per noi romani, perché appunto è una via che ricorda momenti di storia dello spettacolo, della cultura romana degli anni 60, 50 e precedenti, e indubbiamente quello che appunto ci stavi dicendo coglie nel segno. Io devo dire che questa associazione sta prendendo sempre più piede, a mio parere, dentro Roma, soprattutto in questi ultimi due anni, con ulteriori manifestazioni. Stai trovando questo riscontro nei romani, nelle persone, nell'attenzione a quello che voi offrite come associazione? Beh, abbiamo seminato, poi adesso stiamo cercando di tirar su un pochino le reti. Beh, intanto siamo presenti anche alla villa di Alberto Sordi, siamo ospiti della Fondazione Museo Alberto Sordi, e lì abbiamo portato una bellissima cosa, cioè la moto di un'americana a Roma, la mini Harley Davidson. E comunque notiamo che c'è un grande interesse, sanno che noi comunque siamo cultori e propagandiamo in Italia e all'estero le figure e le opere di Alberto Sordi, dunque per noi è come averlo sempre con noi, sempre qui, e dunque Alberto, sono emozionato, non so che dire. Beh, è un'emozione anche per noi, perché poi in effetti Alberto Sordi è un po' nell'animo di tutti noi, ma non solo romani, penso di tutti gli italiani, perché lo vediamo anche nel rivedere sempre in continuazione i suoi film, i suoi sketch e tutto quanto, e quindi siamo contenti di essere oggi qui a Via Margutta in questa organizzazione, di aver incontrato nuovamente l'associazione dei Vitelloni che si dedica a Alberto Sordi, e ringrazio di nuovo il presidente Saliola di questa intervista e di queste sue parole. Grazie a voi, vi saluto cordialmente e arrivederci alla prossima volta, alla prossima occasione, sempre sicuramente dentro Roma. Che non mancherà sicuramente, perché noi seguiamo attentamente, come tu sai, tutto ciò che riguarda Alberto Sordi. Ci vediamo prestissimo. Terza Pagina Magazine.